Salve a tutti ragazzi, sono Gabri Costa, sono qui per parlarvi in questo video. Vi voglio spiegare come giocare a Contra Operation Galuga, se mi seguite con attenzione. Possiamo iniziare con le abilità. Ogni personaggio ha delle abilità caratteristiche che possono essere attivate con triangolo, cerchio o X. A seconda dell'abilità specifica, esercitati con le abilità in diverse situazioni. Ve le faccio vedere. Salto a mezz'aria. Salta un'altra volta a mezz'aria. Scatto. Percorri velocemente una breve distanza in avanti, può essere eseguito anche a mezz'aria. Scivolata. Scivola rapidamente sul terreno superando i proiettili nemici. Rampino. Lanciati verso l'alto per raggiungere piattaforme e soffitti elevati. Salto prolungato. Muoviti a mezz'aria in orizzontale senza cadere per un breve periodo di tempo. Calcio in picchiata. Attacca rapidamente in diagonale muovendoti in avanti. Respinta. Respingi i proiettili nemici senza subire danni. Balzo. Precipita su uno o più nemici in successione per poi eseguire una respinta quando tocchi terra. Scatto selvaggio. Scatta in avanti e sferra un fendente con gli artigli che devia i proiettili. Inoltre lo scatto stordirà i nemici per breve tempo. Salto triplo. Salta altre due volte a mezz'aria. Vi ho fatto vedere l'elenco delle abilità. Bene, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Vi ho spiegato come giocare a Contra Operation Galuga. Vi ho spiegato le abilità, ma non pensiate che sia finita qui perché io ho altre cose da dirvi nei prossimi video. Vi spiegherò altre cose. Bene, vi saluto.